Ecco, in che cosa è consistito il vostro intervento oggi? Sì, siamo intervenuti poco prima delle 8 per un distacco di materiale roccioso dalla parete prospiciente il condominio. Siamo arrivati sul posto con la squadra del distaccamento di Luino e abbiamo prestato il primo soccorso alle persone che stavano evacuando, infatti il condominio poi è stato completamente evacuato, e abbiamo fatto delle prime valutazioni insieme al sindaco e al geologo incaricato dal comune. Ci sono stati feriti? No, in realtà quasi tutto il materiale è rimasto vincolato, limitato dalla rete paramassi che ha fatto, diciamo, il suo lavoro. Quindi solo dei piccoli frammenti hanno superato la rete, ma non ci sono stati feriti legati al dissesto. A quanto ammonta, secondo le prime stime, il volume del materiale che è franato? Sì, è una prima stima, diciamo, possiamo parlare di circa 1000 metri cubi, però ovviamente da valutare in maniera più sistematica.